festeggiare. Rivediamo allora quello che è successo in questa partita con le immagini che partono dal primo tempo, l'avvio dell'infield, ma la Fiorita che ha ribattuto colpo su colpo. Qui c'è un cross di Tommasi con il portiere Carroll ad anticipare Emiliano Olcese, ancora Tommasi, la Fiorita nella seconda parte del primo tempo ha preso campo, Olcese qui non è riuscito a controllare una palla o perlomeno a toccare che poteva diventare pericolosa, qui invece il colpo di testa di Stewart che in precarie condizioni non trova la porta. Questa forse è l'occasione più bella dell'infield di tutta la partita, l'infield che continua sulle palle alte a fare volare Vivan, e nel secondo tempo invece c'è soprattutto la Fiorita che ha provato fino alla fine. Berardi si è giocato anche gli uomini più di qualità, Miglietta che è cresciuto a dismisura, Tommasi che ha provato col sinistro senza paura, ancora Damiano Tommasi, secondo tempo di grande coraggio della Fiorita, Emiliano Olcese, palla fuori, poi l'ingresso di Adrian Ricchiuti che ha dato subito vivacità e qualità al posto di Brighi quando ormai gli equilibri non contavano più, bisognava cercare solo di fare qualcosa. Eccolo Ricchiuti che si è andato a guadagnare subito l'occasione per Olcese. In una serata così a metà tra il trionfale e l'amaro, qui c'è anche un errore in disimpegno che poteva costare caro, bisogna forse avere il coraggio, mister, di dire pur nel momento della rabbia che la strada è questa, la chiudiamo così. Infatti, ripeto, sicuramente il presidente Gasperone e tutto l'entourage della Fiorita saranno delusi, e li capisco perfettamente perché hanno avuto a portata di mano il passaggio del turno che è una condizione storica per il calcio sammarinese, ma devono essere fieri di aver gettato le basi per far sì che questa squadra riesca a giocarsela. Questi hanno creato i presupposti. E allora diciamo che la Fiorita questa sera ha tracciato il solco, è finita 0-0, non ha subito gol, è andata vicino a farlo, ma soprattutto viene questa sera ancora più da pensare a quelle due occasioni di Belfast con Hirsch e Tommasi, perché davvero avergli fatto gol poteva aver fatto la differenza, perché un gol solo in 180 minuti è riuscito a fare l'infield alla Fiorita. La Fiorita ci è andata vicino e c'è da pensare anche per come sta costruendo la squadra, che ci riproverà anche quest'altra anno. Certo, adesso a parte Olcese, Tommasi e Miglietta che sono i prestiti, giocatori, esatto, sì. Questa è una squadra che rivedremo quest'altro anno su questi palcoscenici, perché ci sono tutti i presupposti, non me ne vogliano i presidenti e gli allenatori delle altre società. Qui intanto c'è l'ultimo cartellino, quello di Malgru che aveva provato a prendere il rigore, l'arbitro maltese che fischia la fine. È finita una partita anche corretta, direi. Certo, correttissima sotto tutto. La Fiorita all'infield 0-0, il sogno era a portata di mano, il sogno non si è